Ta-da! La notte è passata tranquilla e, come possiamo vedere, ci abbiamo anche dei vicini. Un sacco di viaggiatori europei stiamo incontrando. Guardate questo camperozzo su 814 Mercedes, un mezzo veramente pazzesco. Olandesi, naturalmente, era un furgone dei pompieri. Ieri abbiamo anche conosciuto i proprietari francesi di questo mega camion 6x6, veramente pazzesco, abbiamo chiacchierato abbastanza, sono veramente molto simpatici, una famiglia. Veramente un posto polveroso, un luogo di frontiera. Tutti i veicoli che passano di qua sono tutti sbonzi, veramente. Perché le strade non è che siano proprio pulite. Guardate come sbonzo là dietro, I love dust. Guardate che mezzo. Pazzesco, è veramente grosso, ragazzi, veramente grosso. Pensate che i signori mi hanno detto che era un bus che è stato convertito per un emiro arabo, che poi non è stato mai utilizzato e l'hanno ricomprato, è del 1989. Sono stati rimossi tutti i vetri del bus e l'hanno convertito all'interno. È pazzesco, è veramente grosso. Ci prepariamo alla partenza, in realtà andando prima al supermercato, perché al nord i prezzi saranno carissimi e poi chissà cosa si potrà trovare, non è che ci sia molto. Road to the Western Arctic. Comunque ragazzi, a Dawson City non si butta via niente. Qua hanno rialzato la casa perché sennò questa non la raccontava. Certo che mi sembra proprio di essere all'inizio del Novecento andare a fare la spesa qua dentro. La vita a Dawson City costa veramente cara. Frutta e verdura, ci vuole il conto in banca del cercatore d'oro che ha trovato l'oro per comprarli. Questo è l'ultimo posto più economico. Per darvi l'idea, questa lattuga romana, 3 pezzi, $12. 4 dollari a pezzo. Ok, sono dollari canadesi, non sono dollari americani, quindi 0,70 euro a dollaro. Ragazzi, ma secondo voi questo che costa poco e si chiama spaghetti squash, che roba è? Sarà una zucca? È vicino all'altra zucca? Squash? È una zucca? Cioè ragazzi, pensate se io a Dawson City, nel medio del nada, nel Klondike, devo comprare il tonno Rizzoli del 1906, marca italiana. Costa $12. 125 grammi, sembra bellissimo, sembra bellissimo. Non chiedetemi perché, a Dawson City il tonno che si vende è italiano. Cioè tonno Rio Mare, è quello più economico. È decisamente enorme questo supermercato. A tratti sembra il piccolo negozietto di periferia, di fatto è in un piccolo paesino. 6 muffin che al Walmart te li tirano dietro. $15, raga. Ammazza. Cioè, ma pensa te, se io devo venire a Dawson City per trovare una confezione da serata di festa di baklava. Mediterranean style, che buoni. $21. Ma ragazzi, ma qua anche il pane costa un botto. Cioè, pane italiano, va bene, $6.99 questa pagnottella. Vabbè. Il supermercato però è anche il posto dove si appongono tutti gli annunci locali. Tutte le attività locali pubblicizzano qui le loro cose, anche i privati. Ti vuoi fare il corso di yoga? Ti vuoi fare un'attività di pittura? Vuoi imparare a suonare la chitarra? Vuoi imparare le arti marziali? Ma qui al Visitor Center dei Northern Territory vediamo che uno dei due traghetti l'hanno dovuto richiudere. Ci sono due traghetti lungo la Dempster Highway che sono stati chiusi fino all'altro giorno e adesso l'hanno richiuso perché dicono che c'è troppa acqua. Vedremo. Bene ragazzi, ci mettiamo in marcia. Questa mattina non ho riscaldato il motore, quindi candeletta. Noi con Dawson City non abbiamo finito perché di qua torneremo, perché poi vogliamo percorrere la Top of the World Highway che ci porterà negli Stati Uniti. Ma ora ci concentriamo su questo che è un vero e proprio highlight di un viaggio in queste latitudini, in questi territori. Siamo a Dawson City, guardate le distanze, andremo al bivio che abbiamo incontrato l'altro giorno e percorreremo i quasi 1000 chilometri di strada sterrata che ci porterà a Tuktoyaktuk. Anche loro, secondo me, fanno fatica a pronunciarlo, infatti lo chiamano Tuk. Sei pronta? Sono pronta. E ci incamminiamo sulla Dempster Highway. Salutiamo anche questi nuovi amici. Simpaticissimi francesi con un camion spaziale. Di camperozzi.
polveroso. Diesel 2349. E facciamo un bel riempimento. Alla faccia, ragazzi, va velocissimo, va veramente veloce. E il tubazzo è bello grosso. But I'm sure that if I just keep moving on and on and on to someone new. Ragazzi, a questo punto la strada ci manca poco, che era quasi mangiata dal fiume, da questo acquitrino che si è creato per lo scioglimento dei ghiacci. Siamo arrivati al bivio. Cioè, guardate questo cartello, la dice lunga. Dempster Highway, Arctic Ocean. È tanta roba, tanta roba. Direzione nord, Fort McPherson e Inuvik. Non possiamo non fare una sosta qui all'inizio di questa strada mitica, ragazzi. Cioè, io sogno di percorrerla da quando ho fatto i primi viaggi fuori strada in motocicletta. 1000 chilometri. In realtà 700 e passa chilometri ci separano da Inuvik, primo tratto di strada che è stato completato nel 1978. Dopodiché c'è un altro pezzo aggiunto più avanti che ci condurrà a Tuk. E qui ci ricorda che ci troviamo nel vero nord. Inizia qui. Non mancano un sacco di informazioni. Bisogna essere un po' preparati per affrontare questa strada, che è aperta tutto l'anno, fatta eccezione per alcuni brevi periodi, come quello che abbiamo appena vissuto, in cui i fiumi non sono transitabili perché non sono ghiacciati, oppure perché c'è troppa acqua, perché si sta sciogliendo il ghiaccio e la neve. Questa fase di stop dura circa un paio di mesi, in due volte l'anno. Viceversa, possiamo arrivare qua anche d'inverno percorrendo le strade ghiacciate. Questa strada è tutta sterrata, però dovrebbe essere in ottime condizioni, quindi percorribile più o meno da qualsiasi tipo di veicolo. Però bisogna essere un po' preparati, nel senso che si starà parecchi chilometri da soli. Ora si parte da qua, le informazioni non mancano. Primo paese, Fort McPherson, dove si troverà poco più avanti il primo traghetto. Secondo traghetto, leggermente più avanti, per passare sul famosissimo McKinsey, ragazzi. Cosa ti aspetti da questa strada? Mi aspetto tanto nada. Sì? E magari qualche grizzly? Chi lo sa? Speriamo di vederli da lontano. Sei emozionata? Sì. Anch'io tantissimo. Andiamo. Vamos adelante! Allora, ragazzi, qua intanto dobbiamo dire che attraverseremo lo Yukon per entrare nel Northwestern Territory, un altro stato del Canada a cui appartiene il tratto più lungo di questa strada. E qua ci ricordano che nel tratto dello Yukon non c'è assistenza medica, non c'è nada, te la devi cavare da solo. Inutile dire che non cellulare non prende. Già poco fuori da Dawson City non c'è più copertura cellulare. Ma qua c'è un altro cartello interessante. C'è una freccia dove dice che in questo periodo può essere alto numero di animali che attraversano la strada o basso. Dal chilometro 0 al chilometro 140. Il ponte è di legno. Il fiume Klondike è veramente molto rapido in questo periodo. Tronchi schiantati contro il ponte. Queste strade così lunghe non vengono costruite per nulla. Naturalmente sono state pensate per il trasporto di materiali preziosi provenienti dalla parte nord del paese. Quindi queste sono strade che sono state pensate per il carico pesante, quindi non ci spaventa da questo punto di vista, neanche per la dimensione. Va tenuto in considerazione che i camion passano anche oggi, e quindi bisogna prestare un po' attenzione. Peel River Crossing è il primo, al chilometro 539. Più avanti c'è il McKinsey River Crossing. Il Peel River abbiamo capito essere quello un po' più ostico per le riaperture, perché probabilmente si accumula molto più acqua. Infatti qua ci sono anche i cartelli che ti dicono: chiama per sapere se i traghetti sono attivi. Chiama
prima, perché qua non portiamo nessuno. Però qua ci dicono anche che ci bisogna stare attenzione a, tra il chilometro 139 e il 239, perché ci può essere fango, ci può essere parti un po' più scivolose, insomma bisogna prestare attenzione alla guida su questa strada. L'Arctic Ocean è 880 km. Stavo bene. Prossimo servizio 370 km. Devo dire che in Bolivia ci era capitato di fare una strada dove avevamo visto next service tipo 400 e passa chilometri, una zona abbastanza dispersa nel nada, però diciamo che là non passava nessuno, qua il traffico c'è. Dai e de gas, dai e de gas. Oh baby, I love your madness, it's so incredibly beautiful. Incredibile vedere questi spazi che sembrano infiniti e sapere davanti a te 900 km di strada. Vedremo cambiare la vegetazione in modo molto importante, perché passeremo il circolo polare artico, quindi cambierà tutto. Questo camion va, mamma mia. Wow! Oltre al carico, dietro c'aveva pure una macchina caricata sopra. Where's the love? I was promised as a token from above. Mother, son, sticking. Ci sono un po' di lavori su questa strada, qua stanno un po' ripristinando, anche perché siamo nella fase di riapertura, cioè inizia ad esserci più traffico dopo lo scongelamento, e quindi la devono anche un po' risistemare. Probabilmente tra un mesetto sarà ancora in migliori condizioni, però ci devono lavorare un po'. Nel frattempo siamo arrivati a 840 metri sul livello del mare e dovremmo salire un po' in quota lungo questa strada. Il passo più alto è a circa 1300 metri. È inutile dire che qui potrebbe nevicare anche in piena estate, insomma. Qua Torrentelli e Laghetti. Laghetto con tanto di diga. Chissà se è una diga fatta da castori. Castori come lavorano, sull'acqua. Siamo a circa 1000 metri e tra una ventina di chilometri dovremo raggiungere il passo più alto di tutta la Dempster Highway. Che panorama sempre mas nordico! Oh my child, I know. Wow, guarda là! Si inizia a salire e c'era il cartello di preparare le catene qualora fosse necessario. All the bad in the hurt. Ragazzi, qua ci si può fermare? Si ha una vista della Tombstone Mountain, guardatela in fondo. Pazzesca, sembra incorniciata. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? Inizia a piovere! Speriamo non nevichi! Ragazzi, guardate che vista da quassù! Pazzesca! Tombstone Mountain! Qui a pochi metri dal passo!
Cioè, ragazzi, il ghiaccio è incredibile, è azzurro, ha un colore pazzesco. Ci dovremmo quasi essere qua, eh? Che colori. Wow. Non si riesce a capire se qua dall'altra parte della montagna il meteo migliora o peggiora. Dice che volendo possiamo rimuovere le catene. Tutta la strada fin laggiù in fondo. E lì, cioè, si percepisce proprio che stiamo scollinando dall'altra parte. Chissà cosa c'è di là. Qua sotto c'è un fiume, ci sono ancora un sacco di pezzi di ghiaccio, sono degli iceberg. Azzurro! Ragazzi, proprio il colore dei ghiacciai. Pazzesco! L'acqua ha fatto un tunnel nel ghiaccio. Anche di là. If you keep believing, like rain falling soft from the sky, I'll tend to... No, vabbè, ma che posto è? Cioè, è allucinante. Wow! Che vista! Bellissima! Sì, dallo specchietto retrovisore non è che si vede molto, però... Chissà se verrà fuori una foto da calendario. Altri lavori alla strada. Oh, so bright and away. My heart left. Mamma mia, bellissimo. Dear friends and gentle hearts, the time has come to part. The jig is up. Viaggiando su un altipiano, però siamo sempre costantemente su questo terrapieno, perché qua la strada è stata costruita sopraelevata con questo strato isolante che serve a non far scongelare il permafrost che è sotto e quindi a non far distruggere la strada. Mother's love and the father's prayer. Di fronte a questo lago c'è un centro interpretativo. Ce ne sono tanti lungo questa strada, ma qui c'è questo balcone e ci sono un po' di cartelli. Andiamo a vedere. Ragazzi, che lago! L'acqua sembra gelida proprio. Un po' della wildlife di queste zone. Questi li abbiamo visti in qualche laghetto. Sono i birds dei Tundra Lake. Gli uccelli che vivono qua su questi laghetti nella tundra. Finalmente abbiamo visto le nostre prime alci canadesi. Erano qua in riva a un laghetto. Che lago, che visione, che lugarsito. Vedi l'alce dove si era fermata. Bright lights and colors, love is for the ones who dare to wait.
una pista d'atterraggio per piccoli aerei qua di fianco alla strada. Certo, se stai passando mentre atterra un aereo sembra che ti venga proprio addosso. E paresse proprio nel medio del nada questa. Qui, l'hanno messa qui, forse perché è l'unico punto dove si poteva fare qualcosa. Queste montagne sembrano fatte di sabbia grigia. Fiume! Fiume! La strada qui è un po' un continuo sali e scendi. Abbiamo visto che cambiano anche un po' i gestori della manutenzione. Effettivamente il fondo stradale cambia abbastanza a seconda di chi lo mantiene, forse anche del territorio, per l'amor di Dio. Però ora siamo a 1000 metri. Altro panorama suggestivo, veramente qua ci sembra di essere nel nulla. Ma abbiamo deciso di fermarci più o meno. Comunque qua stanno facendo anche dei lavori, si vedono un sacco di nastri rossi, stanno portando dei nuovi cavi, probabilmente stanno portando la fibra ottica a Inuvik. Ma guardate che montagna, cioè è pazzesca, sembra di essere a 6000 metri sull'Himalaya. Stanno spuntando nuovamente i pini. Cioè, questi passaggi ti lasciano a bocca aperta. Montagne tutte sgretolate, distrugge, viene giù tutto qua, e qui non è stato l'uomo, eh no. Qui l'uomo però ha fatto questo terrapieno che praticamente fa da argine a un bel corso d'acqua che c'è dall'altra parte, che è più alto del livello della strada. Qui davanti la valle si stringe tra queste pietre sgretolate. Guardate che roba, sembra una miniera. Attraversiamo questo che forse una volta era un fiume. Speriamo che non lo diventi. Speriamo non lo diventi stanotte. E ci fermiamo qua nel medio del nada. Bisogna vedere di imbollarci. Sassi non mancano. Che posto! Si sente l'acqua. Questo chissà, forse una volta era il corso del fiume che poi hanno spostato in qualche modo. Non si sa bene. Qualcuno ci ha fatto il fuoco. Io sono veramente curioso di andare a vedere là. Qua un po' d'acqua c'è. Magari c'è anche l'oro. Magari c'è anche l'oro. Ma sai che, vabbè, Dio, fuori non è che faccia caldissimo, quindi non so dire, ma non è che sia così stragelata. Oh, wow. Adesso non c'è l'acqua. Si sente, quindi da qualche parte c'è. Pazzesco. Buongiorno equipaggio, benvenuti a bordo e bentornati qui sulla Dempster Highway. Mancano tantissimi chilometri a Inuvik, che è ancora di più all'oceano artico. Abbiamo appena iniziato questa traversata magnifica. Inutile dire che il silenzio è stato totale. Questa mattina abbiamo aperto la finestra della camera e abbiamo visto delle capre di montagna proprio lì di fronte. E sono ancora lì, guardatele.
Ma guardiamo anche da questa parte. Ci sono delle zanzare che erano rimaste attrappate. Quindi vedendole lì non aprirò la zanzariera. Ma guardate qua, che posto magnifico. Sembra pieno inverno, invece è estate, ragazzi. Prepariamoci il caffè Tots e iniziamo la giornata con il massimo della carica energetica. 91%! Stiamo già prendendo 180 watt. Avendo una buona superficie di pannelli fotovoltaici sul tetto, dobbiamo dire che anche se il cielo è coperto come in questo momento, in realtà non andiamo assolutamente in sofferenza, va benissimo anche così. Prepariamoci a un nuovo giorno su questa strada, la Dempster Highway, il cui anche nome è abbastanza particolare. Qua siamo veramente ad altissimo livello. Ma quando mai due Crocs potranno atterrare ancora così? Solo qui, a due passi dal circolo polare artico. In my mind there is nothing left to do but stay behind. Will I find what is wrong about the way I treat my kind? Where's the love I was promised as a token from above? Mother, son, sticking out the path of life for everyone. How will I know? I used to think that all it took was to pretend that life was good. Valentino è effettivamente in condizioni decisamente pietose, ma su questa strada non può essere altrimenti. Le capre sono ancora là, sono proprio su un crinale di roccia dove ci sono tutte quelle pietre così truciolate. È inutile dire che qua sto scaldando il motore perché, ragazzi, non fa caldo. Senza sole poi è veramente... Ora che siamo temprati al freddo canadese, questa è estate proprio caraibica. Il fiume in secca fortunatamente, e ciao anche alle capre di montagna lassù in cima. Stanno aspettando che andiamo via. Proseguiamo verso nord. Qui c'è ancora un bel po' di neve, ma la cosa bella è che è stata tutta sporcata di questa terra rossa che probabilmente sta tutta qua attorno al fiume. Incredibile. I'm tired, you know, so many ways. Comunque su questa strada bisogna sempre avere a che fare con lavori, ogni tanto c'è qualche macchinario che sistema, qui ad esempio stanno provando a rispianare nuovamente, ma hanno buttato la terra, per cui i macchinari sono dietro. Ragazzi, ci fermiamo per un attimo di sosta qui perché c'è questo slargo, non è che ce ne sono poi tantissimi, ma guardate che vista. È spuntato anche un po' di sole ad illuminare questo fiume. Vamos. Tu
tutta questa parte di strada l'hanno dovuta fare buttando rocce e creando una base, perché c'è acqua anche dall'altra parte. Questa strada porta il nome del sergente Dempster, che pensate nel 1910 era partito da Fort McPherson insieme alla sua squadra su delle slitte trainate da cani in direzione di Dawson City. Fortunatamente la loro guida in direzione sud si è persa e loro sono rimasti a vagare per giorni e giorni, rimanendo costretti a nutrirsi dei cani che li stavano trainando. Hanno provato a ritornare indietro a Fort McPherson, ma non ci sono mai riusciti. Sono stati ritrovati i loro corpi alla fine dell'inverno e si è scoperto che addirittura si erano dovuti nutrire delle stringhe delle loro scarpe. Ragazzi, qua c'è un bel salitozzo, c'è il cartello che bisogna mettere le catene, naturalmente non adesso, però si sta salendo di quota rapidamente, abbiamo preso 250 metri di quota in pochissimi mesi. Scaliamo la marcia. Vai Vale! Vai! L'ultimo pezzo! Una bella salita d'inverno, insomma. Ma non siamo ancora arrivati in vetta! Ci sono altre due curve in salita! Questa è la vetta, questa è la vetta! I limiti io qua li ho sempre trovati più che abbondanti. Ma ora qua abbiamo la vista doppia, sia a destra che a sinistra. Incredibile, l'infinito da tutti e due i lati. Che ci avviciniamo ai 66 gradi di latitudine nord, sentiamo la temperatura che si abbassa. Ragazzi, qua era obbligatorio fermarsi perché c'è un punto panoramico sull'Ujilvi River. Che panorama incredibile! Incredibile, ragazzi. Noi siamo in questo punto, l'Ujilvi River, che tra poco diventerà Peel River, che è appunto quello che poi seguiremo fino ad arrivare al McKinsey River a Fort McPherson. Guardate dove il McKinsey si butta nell'oceano Artico, è enorme questa area. Tutta questa valle dove ora scorre questo fiume milioni di anni fa era coperta da un ghiacciaio. Il ghiaccio arrivava perlomeno fino a questa altezza, dopodiché ha iniziato a sciogliersi, oggi non ne rimane più niente, e pensate che i fiumi che andremo ad attraversare, il McKinsey e il Peel River, sono antichissimi e addirittura il McKinsey ha cambiato il suo corso. Ora scorre verso l'oceano, prima scorreva in senso inverso. Ma che panorama c'è a 360 gradi! Ma in fondo non vedo più niente, nada, nada. Sembra che stiamo cercando di prenderle tutte le colline, andare sempre oltre, oltre. Dove non sono ancora passati a rifare la strada, raga, ci sono dei pezzi, mamma mia, tutti un po' bucherellati, perché quando piove qua è tutto fango e quindi quando passano i mezzi creano delle buche. Live here.
si è fatta anche una certa ora di mangiare e quindi qua sembra esserci uno slargo o qualcosa, un deposito, boh, ci fermiamo e mangiamo. Per farvi capire quanto poco poi ci sia lungo questa strada a livello di servizi, a livello di cose, su questa mappa è segnato anche questo pull out. Siamo al chilometro 326, pull out, esattamente qui. E non è assolutamente male anche per identificare molto con precisione dove ti trovi su una mappa cartacea. Stiamo andando in direzione di Eagle Plains. Le confezioni di tortellini qua sono un po' strane, hanno delle dimensioni che non è che sono né da 2 né da 3, non si sa bene, quindi bisogna fare un po' di conti. A noi ci si è cremata la bilancia e quindi dobbiamo fare un po' d'occhio. Quindi usiamo questa confezione per fare il peso. Questi tortellini della Olivieri, dobbiamo dire che non sono niente male. Sono i più economici qua in Canada. E c'è. Sì. Quindi adesso tu mi riempi a 2/3 questo e lo mettiamo tutto. Se ne facciamo medio chiloito. Per ingannare l'attesa però ci mangeremo anche i nostri carciofini che avevamo comprato in confezione super economica, prodotto di Spagna. E anche questi dai, sì, questi non è che possiamo catalogarli come i nostri sottoli, no. Sì, senza infamia e senza lode. Burro e formaggio. Vediamo un po' di fare del nostro meglio per finirli. Buon appetito, ragazzi. Noi ce la mangiamo. Alla fine forse non sono così tanti. Secondo me sono giusti. Thought I was losing who I call myself today in this world of illusion. Didn't dare to sing my name. That was when you came.